Ciao a tutti e benvenuti alla prima puntata di GetUp Startup. GetUp Startup è un nuovo programma nato dalla collaborazione tra Women in Business and Finance e VoiceCat. L'obiettivo del programma è quello di raccontare le esperienze di professionisti nel mondo delle startup, diffondere insegnamenti che saranno sicuramente utili ai nostri ascoltatori e a tutti coloro che hanno desiderio di introdursi nel mondo dell'imprenditoria. E appunto in questo modo potranno prendere spunto dalle storie di chi ha creato cose grandi da un'idea innovativa. Ovviamente tengo a precisare il fatto che, data purtroppo la situazione emergenziale del causa coronavirus, per questo primo periodo le interviste verranno effettuate tramite Zoom, ma in un secondo momento ci auguriamo che queste potranno anche essere, diciamo, realizzate dal vivo. L'ospite di oggi è Andrea Squilini, CEO di My Best Invest. Ciao Andrea. Ti Ciao Sara. ringraziamo innanzitutto per aver accettato l'invito e ti ringraziamo ancora di più perché sei veramente il nostro primissimo ospite della prima puntata del nostro nuovo programma, appunto GetUp Startup. E appunto diciamo che insieme andremo proprio a rompere il ghiaccio e a introdurci, diciamo, a capofitto nel mondo delle start-up. Quindi grazie davvero. Grazie a voi per l'invito, mamma mia, quante responsabilità essere il primo. Se il secondo video va male, è colpa mia. No, dai, Assolutamente no, certo, Andrea. grazie anzi per l'invito. Figurati, è davvero un piacere. Allora, direi di iniziare subito e appunto di addentrarci immediatamente nel mondo delle start-up perché siamo veramente curiosi di conoscere meglio la tua realtà. E a questo proposito, appunto per iniziare, ti direi un po' di raccontarci un po' di più di quella che è My Best Invest, appunto di cosa vi occupate e di come è nata. Allora, My Best Invest è una società fintech che è sotto Meridian 180 che si occupa di mettere incontro, di far incontrare le startup innovative, piccole e medie imprese innovative che vogliono raccogliere capitale, hanno bisogno di raccogliere capitale con investitori che credono nel progetto tramite il portale di equity crowdfunding My Best Invest. Questa idea è nata da tre giovani professionisti nel bolognese che sono Eugenio Cesari, Andrea Corbelli e il fondatore che è Fabio Cosenza. Vengono tutti da un background economico e legale, i quali hanno deciso di ampliare poi il team, mettendo dentro delle persone che si occupavano, diciamo, da sempre di startup, come potevo essere io e il nostro business advisor che è Lorenzo Sassini. Questo ci permette di avere un team variegato ed è molto utile nella fase di selezione dei progetti, perché la parte più importante è la selezione tramite la due diligence e avendo un team con molte competenze, dove non arriva il singolo, arriva il gruppo. Un esempio è Certo. magari io ho uno stampo più economico, quando poi bisogna approfondire degli temi che sono più aspetti legali, ecco che entra Andrea, che è un avvocato, il notaio Fabio Cosenza. Invece per la parte magari più economica, io, Eugenio e Lorenzo ci muoviamo diversamente, magari diamo anche una mano a loro a capire alcuni aspetti. Quindi il team è veramente una macchina strutturata bene per scegliere delle start-up, delle PMI innovative giuste. Allora, adesso vorremmo un po' più che ci raccontassi magari del tuo background e appunto del ruolo che svolgi all'interno di My Best Invest e della tua esperienza e poi soprattutto di come la tua passione si è poi trasformata in professione. E vorremmo anche sapere magari le difficoltà iniziali che hai incontrato. Allora, io vengo dagli studi di economia aziendale all'Università di Bologna, Unibo. Mi sono appassionato al mondo delle start-up guardando Alma Cube. Il primo approccio che ho avuto è stato quello con Alma Cube, che è l'incubatore di start-up dell'Università di Bologna. Offre, diciamo, dei corsi, dei seminari aperti a tutti, a chi vuole. A chi deve muovere i primi passi all'interno del mondo delle startup e chi vuole saperne di più. Allora, sai, leggendo,
c'è stata un attimo una wave che si è iniziata a creare anche un po' di hype sulle startup e quindi mi sono interessato e mi sono accorto di come la società, ma ti parlo di ormai 2 anni e mezzo fa, tre, adesso le cose sono molto cambiate, però non lavorava, non aveva, o studiacchiava, insomma non aveva ancora trovato un percorso, quindi diceva faccio lo startup. Invece conoscendo, parlando con persone, studiando anche la materia, ho capito che non è così, anzi quello, il background che ti dà provare a lanciare una startup, ma anche lavorare all'interno di essa, è qualcosa di unico. Cioè quando un imprenditore si siede davanti e ti dice Andrea non so dove, perché lo startup è un imprenditore, chiamatelo come volete, ma startup è una neo impresa, sei un imprenditore, ti dice Andrea non so dove sbattere la testa, ti senti davvero più vicino a un'azienda. Cioè quello che ho imparato in un anno che ho provato a farlo è anche quello che mi ha permesso poi di presentarmi a dei professionisti, comunque sono giovani, hanno 35 anni, però comunque dal mondo del lavoro ci sono e tra virgolette, passatemi il termine, anche vendere. Poi all'interno del mondo delle startup ho capito che volevo lavorare nel fintech, perché comunque io ero di campo economico, il finance mi è sempre piaciuto e anche tutto quello che riguarda là, il pensiero analitico, i dati, la tecnologia, ci sto molto attento e si sta creando questo ramo e quindi sto intraprendendo questo percorso. Sicuramente ci sono dei lati negativi, perché lavorare in una startup vuol dire che tu ogni mattina ti alzi e c'è un problema. Lo risolvi spesso con una soluzione che ha creato un altro problema. Quindi bisogna essere creativi. Sì, sento, ci sono due correnti di pensiero, no? La gente dice vai nelle corporate all'inizio, impara come si gestisce una corporate e poi dopo magari verso i 35, 40 lancia qualcosa di tuo. Io non, mia opinione, mi assumo il rischio, secondo me si impara molto di più andando a lavorare in una startup, capire come si crea un'azienda da zero con tutti i processi, piuttosto che entrare in una corporate dove c'ha già dei processi collaudati che non è detto che siano poi dei processi che sono giusti o applicabili ad altri business o ad altri o ad altre corporate. Infatti ci sono tutte le sfumature a prescindere dal ruolo che fai, dal settore in cui operi, però sono convinto che andare a lavorare dentro una neo impresa già strutturata un minimo, quindi anche costituita, ti dia a livello di proprio background, di skill, delle competenze che nel prossimo futuro saranno essenziali. Io dico sempre, io ho sempre pensato, no? Quando devo scegliere un lavoro, sempre, questo lavoro sarà sostituito da un algoritmo, sì o no? E praticamente gli algoritmi andranno a sostituire tutti i lavori che ad oggi sono nelle corporate. Secondo me si andrà proprio a un livello più manageriale del lavoro, bisognerà prendere quelle decisioni che con tutta la mole di dati che avremo e ci proporranno dei vari scenari, le varie macchine, tu dovrai essere bravo a capire. Questa è la mia visione, non è condivisa da molti, molti invece dicono vai in una corporate, impara bene struttura, come è strutturato e poi magari apri qualcosa di tuo. Certo, ovviamente sono... Però c'è un'altra cosa da dire, fin quando sei giovane il fallimento è esperienza. Esatto, condivido pienamente. Dopo è brutto da dire perché, vabbè, c'è tutta, ma anche una morale su non fallisci sempre, non lascia stare l'età. Però un conto è fallire, diciamo, dai 20 ai 30, dove davvero fai esperienze. Dopo magari ai 30 puoi andare anche in una cosa e dire, è vero, non ho magari esperienza nel vostro settore, però ho cercato di costruire di mio, mi sono fatto dei contatti, ho imparato questo, che magari dai 40 in poi, dove magari provare dopo a tornare sul mondo del lavoro potrebbe essere più impegnativo. Certo. Adesso magari entriamo un po' più nella parte proprio economico-finanziaria e cerchiamo meglio di capire insieme a te i concetti principali del crowdfunding. E appunto vorremmo sapere che cos'è una piattaforma di equity crowdfunding. Allora, la piattaforma di equity crowdfunding è una
vetrina in senso positivo, dove tu metti in mostra, l'imprenditore mette in mostra le qualità del progetto che ha proposto, del progetto con cui sta lavorando, della sua azienda, della sua startup innovativa o piccola di impresa, e gli investitori, in questo caso il crowdfunding si rivolge davvero a chiunque, quindi al crowd, quindi a tutte quelle persone che possono essere interessate per vari motivi, non solo l'aspetto legato a un investimento, magari sei interessato all'argomento, ti piace, vuoi mettere una cifra per entrare in una società per capire come questa società opera, per andare magari a vedere come si stanno muovendo determinati mercati, perché hai un interesse che va al di là dell'investimento in sé. Infatti io dico sempre che l'equity crowdfunding non è una raccolta di capitali, cioè pensate a, non voglio screditare, i soldi sono essenziali, ma pensate alla raccolta di capitali come ultimo step, è un moltiplicatore di opportunità. Uno è una vetrina marketing per dire, noi abbiamo un progetto, con questi soldi che stiamo raccogliendo lo portiamo dal punto X al punto Y. E in più ti entrano delle persone che comunque ti hanno visto magari in un video, hanno letto un tuo progetto, che non ti conoscono, quindi hanno visto in te un potenziale enorme, tanto da affidarti dei soldi. Che lascia stare che possono variare da 250 euro a 200.000 euro. Comunque credono in te tanto da... dagli, tutti dicono da scommetterci, a me non mi è mai piaciuto associare il termine scommettere, giocare in borsa, no, perché quando fai degli investimenti non devono essere una scommessa, devono essere sempre pensati e ponderati, quindi investendo insieme a te puoi portarti dentro la cap table delle persone con esperienza che ti possono dare una mano nei momenti difficili. Una persona che mette 5.000 euro sul tuo progetto, è una persona che sicuramente vuole capirne di più, vuole darti anche una mano. E quando ci saranno, specie nelle start-up, quel momento di crisi del mercato, avere dentro degli investitori, delle idee diverse che si muovono può davvero fare la differenza. In più vai a consolidare il patrimonio netto con l'indebitamento e hai un accesso anche più agevolato al credito. Certo. Quindi se tu vai a raccogliere 100, puoi andare a chiedere un prestito, adesso non dico uno a uno, però sicuramente quei 100 magari diventano 150. Hai fatto del marketing, ti sei fatto conoscere, potresti addirittura, se sei magari un'azienda di prodotto o di servizio per il B2C, ma anche per il B2B, fare un reward, cioè tu non solo entri nella società, ma ti do anche 6 mesi del mio prodotto così, tu lo usi e mi dici anche tutti quegli aspetti che magari possiamo migliorare assieme dal momento che non sei solamente socio, ma sei diventato anche cliente. Quindi davvero è una potenza di fuoco per le startup che stanno partendo. Io dico sempre, adesso il mercato si sta un po' evolvendo, si va a cercare delle startup molto mature, quasi anche piccole e medie imprese. Il mio punto di vista, no, dovrebbe essere proprio in una fase presidio seed dai 50 ai 250 mila euro. Arriviamo all'obiettivo, consolidiamoci bene e da lì poi magari andiamo a fare dei round che possono essere un'altra campagna oppure cercare finanziamenti più elevati per costruire davvero l'impresa. Deve essere proprio questo, secondo me, il crowdfunding, infatti la folla che aiuta il piccolo imprenditore. Grazie mille per questa tua spiegazione così esaustiva. Poi sappiamo che My Best Invest conosce e cerca di conciliare le esigenze di investitori con quelle di chi cerca finanziamenti. Per questo ti chiediamo quali sono i vantaggi dell'investimento in equity crowdfunding, perché quindi secondo te un investitore dovrebbe investire in equity crowdfunding e quali opportunità troverebbe? Bella domanda. L'investitore no, perché quando si investe in equity crowdfunding, anche qui, tu cerchi di diversificare gli investimenti. I mercati ad oggi non danno, lasciamo stare pandemia o non pandemia, era già un momento che comunque i rendimenti erano un po' borderline.
ovviamente chi investe in equity crowdfunding è perché sul lungo periodo, quando si investe in una startup innovativa, non parliamo di investimenti nel breve periodo, ma facciamo nel lungo periodo, si aspetta rendimenti molto elevati. Questi rendimenti avvengono o da una quotazione, quindi si va a quotare in borsa e chi ha investito si libera della quota, oppure da un exit, che può essere un'operazione di M&A. Però non deve essere solamente fine al rendimento. Come ho detto prima, spesso chi investe è un investitore che magari fa altro, non se ne cura del mondo economico, magari un architetto, uno che ha un'altra attività, che gli piace, è interessato a andare a vedere che cos'è un'azienda, quindi noi sul portale mettiamo tutti i documenti di quell'azienda, se la studia, si fa da solo lui, se vogliamo, una due diligence, impara, dice voglio partecipare anch'io. E secondo me è questo il valore aggiunto, quello che ti dà in termini di skill, in termini di know-how, che è prezioso, perché comunque a tutti piace, no? Il termine investitore, il termine business angel, entrare a far parte di una compagine sociale, di una nuova realtà. Adesso sembra molto che sto vendendo un sogno, però non voglio arrivare a questo, però ne diventi parte e cresci con lei, quindi noi poi offriamo anche una reportistica mensile, quindi cioè, sei sempre aggiornato. E questo secondo me è quello che ti dà la spinta di creare qualcosa insieme a un'altra persona. Quante volte ci affezioniamo, per me poi parlo, a delle marche e dici sarebbe bello entrare in società, no? Sarebbe bello avere con l'equity crowdfunding, puoi farlo anche facendo del bene, perché investi comunque nell'economia reale. Cioè quando tu stai investendo in una startup con quei soldi, loro poi ci assumeranno delle persone per raggiungere il tuo obiettivo. Non dico che vanno a coprire i costi, questo no, non è questo l'obiettivo dell'equity crowdfunding. Però capito, crei una sinergia proprio anche sull'economia reale, dove investono, crei lavoro, fai parte di qualcosa che è più che il mero investimento. E noi questo lo vediamo molto bene. Poi entri a far parte dei gruppi, dei club degli investitori, cioè un mondo, se ti piace ovviamente, però ti dà grandi soddisfazioni anche dal lato proprio umano, dal lato di community, che sul lato di investimento. Poi è vero, c'è sempre la morale dei soldi, dell'investimento, che ti può offrire sul lungo periodo, torno a dire, e ci tengo a sottolinearlo, perché è un mercato che non è liquido, quindi è un mercato davvero sul lungo periodo, stiamo parlando dai 3-5 anni, può dare dei rendimenti che possono essere un per 10, ma molto alti. Poi allora, non possiamo parlare di equity crowdfunding senza menzionare il concetto di fintech. Quindi, secondo te, quanto il fintech ha cambiato lo scenario economico-finanziario negli ultimi anni e che vantaggio, diciamo, competitivo, quali maggiori opportunità hanno le startup specializzate in ambito fintech come la vostra? Allora, il fintech è il mio mondo, quindi fermo, mi finisco a parlare. Allora, lo scenario del fintech a livello globale, ma non solo nel settore economico, come può essere quello dei pagamenti, sta cambiando radicalmente tutti i modelli di business. Ma proprio perché il fintech è ovunque. In tutti i settori c'è un lato che si collega al fintech. Per esempio, in My Best Invest, la grande potenza del fintech è l'analisi dei big data. Mi spiego meglio. Quando un investitore dice nelle preferenze io voglio investire in assicurazioni, tutto quello che riguarda le startup, delle assicurazioni e delle piante, no? Tutto il mondo agricole food. Allora, tu capisci che andando a incrociare questi dati si sta creando un mercato. Perché se io gli propongo una startup verticale che assicura le serre in maniera innovativa contro la grandine, lui sarà sicuramente, sto facendo un esempio proprio basico, lui sarà sicuramente interessato in investire.
E allora, però, questa startup è una nicchia piccolissima da andare a trovare. Allora, però, io al fintech, dai big data che ho tutto incrociato, so benissimo che se io trovo quella startup verticale, è una campagna che ho portato a casa perché ho un po' di investitori interessati. Tra l'altro, so benissimo che in un mondo di startup così di nicchia come può essere quella che abbiamo selezionato noi, può essere davvero che questa abbia una crescita forte e diventi una PMI che si sia ritagliato un proprio mercato. Quindi per noi questo è essenziale. Poi abbiamo anche un'interfaccia user a livello di pagamento che adesso stiamo implementando verso tra settembre e la fine dell'anno nuovo, e la fine tra settembre e l'inizio dell'anno nuovo sicuramente sarà implementata. E anche la user experience è fondamentale nel fintech, e anche al lato pagamenti siamo molto avanti, proprio come invio di pagamenti, intercettazione dei pagamenti, ecco. Okay. Però il grande lato del fintech è innegabile sulle piattaforme di equity, a parte la user experience, quella che c'è ormai dappertutto ed è un punto cardine del fintech, è sicuramente come vai al pensiero analitico che sta dietro ai dati, come le vai a intercettare e come le fai leggere, come le vai a capire. Certo. E noi lo usiamo così e ci sta premiando davvero tanto. Noi siamo partiti da poco, non abbiamo un crowd molto, molto esteso, però già stiamo vedendo che andare a prendere delle piccole realtà con cui ci stiamo mettendo in contatto, anche il nostro piccolo crowd, sono contenti, perché davvero vai a vedere quella nicchia che magari neanche pensavi che una startup si potesse occupare di quello. E questo grazie all'incrocio. Ok, adesso proprio tornando al focus, appunto quello che è il nostro filo conduttore del programma, quindi proprio il concetto di startup. Ti chiediamo, secondo te, perché appunto una persona desiderosa ovviamente dovrebbe investire in una startup e quali sono i vantaggi di chi investe in una startup, così come quelli che possono essere i rischi. Quindi un po' vorremmo sapere i pro e i contro. Allora, potrebbe andare punto contro. Partiamo dai contro. Il contro è sicuramente la perdita del proprio investimento. Quindi, cioè, adesso disclaimer, non investite mai più di quanto potete perdere. E lo svantaggio unico è realmente questo, perché adesso non voglio fare una marchetta, però non ci sono altri svantaggi se non la perdita del capitale, anche perché per tutti i concetti che ci siamo raccontati in questa chiacchierata, chi investe in economia reale, ti porti a casa di un know-how, entri a far parte di una community, diversifichi il tuo portafoglio. Cioè, secondo me, dall'1 al 5% in un portafoglio, adesso chi mi ascolterà e si occupa di questo, però veramente uno potrebbe dire, perché no, investire in startup, che sono rendimenti ovviamente correlati a un rischio veramente alto, però se poi vanno bene, mi vanno a coprire quelle perdite che ho avuto investendo nelle altre microimprese che sono andate male. In più c'è un collegamento: chi investe in startup lo fa anche per collegare. Quindi hai una startup che sta andando male e ne hai un'altra nello stesso settore che magari ha bisogno di quell'asset per cui la startup sta andando male e è forte. Mettiamoli in contatto, creiamo sinergie. È proprio spingere avanti un settore e credere nell'innovazione di impresa, credere nell'imprenditoria. E in più, scusami, hai anche degli sgravi fiscali, che delle detrazioni, e secondo me questo è molto valido, come spesso sottolinea Eugenio, che offre sempre delle chiavi di lettura molto interessanti. Andate sul blog a leggere gli articoli, tra l'altro. Piccolo spazio pubblicitario, no? Certo, andremo sicuramente. Però qual è la cosa? Lo Stato dice, io ti offro delle detrazioni fiscali per tuo investitore che investi, io mi sto mettendo in gioco con te. Cioè, non sei solo. Lo Stato scende e adesso le hanno portate al 50 per questo periodo Covid, ma normalmente era al 30. Scende in campo con te e dice, portiamo avanti assieme l'imprenditoria, perché gli Stati si basano sul fatto che la gente ha creato un'impresa che dà lavoro, poi tutto si innesca, tutto il circolo,
che dice: io investitore investo, io Stato investo con te investitore, scegliamo tutti e due in campo per promuovere una startup innovativa. Tornando appunto alla dimensione del team, che tu dicevi appunto essere una dimensione focale appunto di una startup, appunto vi è capitato nella selezione appunto dei vostri progetti di trovarne alcuni, diciamo, abbastanza fallimentari o comunque con dei business plan poco fattibili? Questa è una domanda a cui tengo tantissimo, grazie. Sì e no, mi spiego meglio. Vabbè, essendo un portale, ne vedi di tutti sulla newsletter, sul nostro campo, però quando ci siamo approcciati al mondo del crowd, abbiamo fatto una ricerca di mercato e abbiamo notato che molto spesso i player che si occupano di crowdfunding si vantano del fatto che hanno analizzato 800 progetti e ne hanno scelti 8. O gli arrivano un sacco di progetti e ne scelgono pochissimi. Ma, cioè, stai sbagliando la tua comunicazione. Cioè, perché comunque analizzare un progetto significa fare una due diligence, che comunque è un'operazione che richiede molto tempo se fatta bene e approfondita. Poi, ovvio, parliamo di startup, cioè non di imprese, però sicuramente occupa tempo se fatta bene, come tutte le cose. Io preferisco una comunicazione mirata che dire: mi sono arrivati 8 progetti, li ho presi tutti 8. Quindi la nostra comunicazione, devo dire, Alternative fa un lavoro incredibile e molto mirata. Non ci arrivano progetti fallimentari. Abbiamo un altro problema: ci arrivano dei progetti, delle startup innovative proprio costituite, che non sono più dei progetti, che avrebbero bisogno di raccogliere capitali, ma forse il crowd non le capisce perché sono in una fase dove non hanno ancora del minimo track o delle competenze ancora da spendere sul lato magari dei clienti, ok? E proprio l'altro giorno ce n'è capitata una fatta da 3 ragazzi giovani che hanno tutte le competenze necessarie, si sono sviluppati il software all'interno, e il programmatore all'interno è oro, cioè proprio ai giorni nostri. In 2 mesi hanno costruito l'app e ti dico, non so se andarli o no, perché non hanno ancora validato l'idea tramite i vari forum, sì, però non sono ancora sul mercato, no? Però forse dobbiamo tutti fare un passo in avanti sulla propensione al rischio, perché in Italia c'è sempre stato pochissimo propensione al rischio anche da parte di soggetti che si occupano di investimenti in imprese. Ed è questo secondo me il punto, caro. I progetti fallimentari ne vedi, ma lo vedi immediatamente, cioè gente che si manda il tovagliolo, scritto in un PDF, fallo un pitch. Però ecco, secondo me non è più sui progetti fallimentari il focus, ma è su quei progetti che possono avere un potenziale, ma il crowd magari non lo percepisce perché non hanno già validato il prodotto con i clienti o sono lì. E questo un po' mi dispiace, perché secondo me se si torna davvero un passo indietro, si smette di pensare a raccolte milionarie, che sono figlie quelle raccolte milionarie di un modello di business che non era più sostenibile andando a raccogliere piccoli capitali, e quindi hanno dovuto creare delle raccolte molto più ampie. Però My Best Invest invece voglio tornare 50-250 mila euro, andiamo a aiutare davvero i progetti innovativi in una fase, non dico che non devono avere niente, perché no, però magari se c'è un progetto buono che vuole raccogliere anche poco, 50-60 mila euro, che parliamoci chiaro, 50-60 mila euro se hai 3 imprenditori e puoi andare anche a prendere da altri canali, se si vogliono mettere su una piattaforma di equity crowdfunding è perché non hanno bisogno solo dell'importo dei soldi, hanno bisogno anche di una vetrina marketing, qualcuno che mi entra in società e che li guidi. Cioè, è questo che io ci tengo tantissimo. Quindi più che progetti fallimentari, che se ne vedono, progetti un po' troppo ancora acerbi, se vogliamo, passati in termini, anche un po' brutto, non ancora maturi, però con del potenziale enorme.
E è questo un po' che magari all'interno, no, quando fai tutta la due diligence e poi dici va bene questa startup, fai tutti i pro e contro, vai un po' a discutere in maniera costruttiva se lanciarlo o meno il progetto. Certo. E invece, parlando un po' della situazione attuale del coronavirus, che diciamo ha sconvolto un po' gli scenari, insomma, di ciascuno di noi, sia come individui che comunque come imprese, secondo te come sono cambiati i comportamenti degli investitori? Cioè, nella vostra realtà, cosa avete percepito da tutta questa situazione? Da tutta questa situazione che non me lo sarei aspettato, ma in realtà sono molto più propensi a investire. Perché la digitalizzazione, l'innovazione è il futuro e le start-up o anche le piccole e medie imprese che hanno bisogno di innovarsi stanno puntando su quella direzione e quindi è un mercato sicuramente molto, molto in crescita e l'investitore lo sa. In più, non sto dando contro le banche perché loro devono fare il loro lavoro, però l'accesso al credito diventerà sempre più difficile per le enormi richieste che ne verranno fuori e quindi bisognerà andare per altri canali. Una cosa però sul post-pandemia la voglio dire. Nel 2020 io non capisco mai perché per accettare un'innovazione bisogna sempre passare da un trauma. Io l'ho visto molto sul concetto di smart working, ok? Noi siamo nati smart, io nella mia vita ho sempre fatto smart working. E prima eri una persona che, boh, sì, chissà che cosa facevi o no durante le tue giornate. Adesso sei una persona cool se lo fai. Io spero veramente che con questa pandemia capiamo che l'innovazione si può anche capire prima che di passare da un trauma. Il mondo nel 2020 però non è stato solamente pandemia, cioè ieri SpaceX e la NASA hanno aperto al mercato spaziale tra privati, cioè il mondo sta veramente cambiando, la crisi del petrolio cambierà molto anche come le energie rinnovabili al centro del mercato prima cambieranno, perché torno a ribadire, buonismo, tutto quello che vuoi, ma se il petrolio mi costa meno, tua azienda andrai sicuramente, passerai un paio di anni prima che torni ai livelli normali tramite quell'asset. Quindi sicuramente il post-Covid sarà macchiato da questa pandemia, però se andiamo a analizzare i vari scenari, siamo in un'epoca, in un'era dove veramente l'innovazione è il punto cruciale, cambia spesso e le start-up dovrebbero imparare in Italia, questo io non lo vedo, a fare settore. Da soli non si va da nessuna parte, ma da soli non da solo che voglio creare, da solo tu, start-up, la potenza di My Best Invest è stato creare un network di partnership che ci aiutano tutti i giorni, partnership valide, che mi chiamano e dicono, ho visto questa start-up, così non è un logo sul portale. E bisogna creare il settore e andare avanti. Io vengo da Bologna, il settore dell'automotive. Perché in Italia è andata avanti? Perché ha creato settore. Adesso ci siamo fermati perché nessuno crea più settore, ma pensate a tutto quello del packaging, no? Il packaging qua è forte perché le aziende si parlano, creano settori. Se c'è un problema, non è che va IMA da sola, ci vanno dei rappresentanti di IMA, di GD. Adesso parlo di questo settore perché essendo qua lo conosco bene. E io non lo vedo questo nel mondo delle startup. Poi magari mi sto sbagliando, però non vedo molto settore, non vedo molte anche fusioni dei vari team, scambio di competenze. Si pensa sempre che deve essere una corsa solitaria e fare meglio del proprio competitor. Secondo me quando si parla di startup, competitor è una parola ancora tra startup, dico. Competitor è una parola che non bisognerebbe usare, bisognerebbe più dire aiutiamoci e soprattutto quindi fare più team, quindi questo è community. Anche perché in questo momento il mondo sicuramente cambierà il mondo del lavoro, non so come sarà, si naviga a vista davvero, perché e se viene un'altra, davvero se ritorna una pandemia, io mi auguro di no. Anche però, io personalmente speriamo di no. Però sì, c'è proprio questo. Però davvero si naviga a vista.
E chi vince? Vince chi è riuscito a essere più grosso, ad avere le spalle più grosse degli altri. Bisogna come... essere, secondo me, anche un po' visionari in questo periodo, esatto. Appunto, capire l'innovazione, appunto, in che strada si sta andando. Appunto... Però vedete, anche all'inizio ci ho tenuto a fare quella premessa sul petrolio, su SpaceX e la NASA, perché ci sono dei mercati, non è stato solamente pandemia 2020, c'è tutto il mercato degli sport che cambierà. La formula adesso, io seguo la Formula 1, no? La Formula E, sta andando molto bene in versione virtuale perché è più spettacolare. Da cosa è data, parliamoci chiaro, che in curva le macchine si scontrano. Però se tu sei un team di Formula E nella vita reale, devi dire stai attento, perché a me se tu ti vai a sbattere mi costi un sacco, a discapito dello show, ok? Adesso non voglio, poi c'è tutto un discorso anche di mettere in protezione i piloti, ok? Tutto. Però l'e-sport è un mercato che sta esplodendo. E questo è dato anche dal post, dalla pandemia, perché stava già esplodendo prima, intendiamoci, però ha dato un boost a certe realtà. Quindi davvero analizzate i mercati e non vedete solamente il tragico, perché dopo bisogna ricostruire. E se bisogna ricostruire, partendo da dove ci sono i soldi, dove ci sono i capitali. Qui c'è anche, io non voglio entrare in discorsi politici, perché questo non è il tavolo su cui affrontare, c'è della gente molto più competente di me. Però lo Stato italiano adesso ha la ripartenza, la ripresa, ripartire da zero. Secondo me deve decidere se l'Italia deve essere un museo, se lo fai un museo deve essere un museo 4.0 sul settore terziario, puntare da tutto, dalle leggi del lavoro all'innovazione, oppure innovare, diventare un polo dove attrae talenti in tutti i settori che riguardano il fintech, tutto quello che è lo space, che stiamo andando bene, e anche ricostruire quello che noi eravamo. Cioè, io dico sempre, ma Airbnb doveva nascere in Italia, Tesla doveva nascere in Italia, cioè la moda, cioè noi la stiamo abbandonando, però se poi vai a vedere chi sono gli AD delle maggiori case italiane che sono stati venduti, sono tutte persone italiane. Blockchain, per quanto sia bello dirlo, in Italia adesso qualcosa si sta muovendo, ma all'estero, se tu vai a vedere nelle aziende estere, ci sono italiani a capi dei team, cioè noi abbiamo talenti che non riusciamo a tenerli. Perché? Perché l'Italia non ci ha mai puntato più di tanto, quindi secondo me lì farà davvero la differenza. In ambi i casi però, se tu faccio un museo 4.0, quindi settore terziario, diventi davvero un polo di talenti che lo attrai, piccola parentesi, qui bisognerebbe anche fare una bella riforma, investire nelle istituzioni, quali atenei, quali tutto quello che è l'istruzione, perché quando io sento Bill Gates non si è mai laureato, ha lasciato l'università, ragazzi, cioè questa è la frase che dicono per proteggersi, Bill Gates era in università che gli ha dato tutti gli strumenti per esprimere la sua capacità, conoscere persone che lo aiutassero prima di completare il percorso di studi. Ed è questo che deve fare un ateneo. Come l'università, l'UNICAT, che sta creando Women in Business Finance, ha creato questa intervista. Perché? Perché devono essere dei posti dove le persone devono essere libere di esprimersi, di raggiungere quello che vogliono fare nella vita, che non deve essere per forza fare la nuova Microsoft. Magari ti piace tantissimo la pittura e fai un business sulla pittura. E non importa se sei arrivato in fondo al tuo percorso di studi, ti importa di essere stato dentro a un ecosistema che ti ha dato le possibilità. Io se non mi fossi iscritto all'Unibo, non so se sarei venuto a conoscenza di Alma Cube, se ho fatto quel percorso che ho fatto, dove mi ha portato dove sono ora. Quindi secondo me l'istruzione sarà sempre il cuore pulsante dell'innovazione. È inutile. E spero che l'Italia questo ci investa. Questa era una piccola parentesi che volevo farla. Condivido pienamente con le tue parole. E appunto ci stiamo avviando alla fine questa bellissima chiacchierata. E volevo farti un'ultimissima domanda, appunto, i consigli che tu vorresti dare
a tutti i giovani che hanno intenzione di approcciarsi pian piano al mondo delle start-up? Iniziate. Inizia. C'è una frase banale, ma è così. Cioè, io vedo un sacco di persone che mi parlano da 2 o 3 anni della stessa idea. Cioè, viviamo in un mondo che tutti hanno un'idea, che sia un libro, una startup, qualunque cosa da lanciare, e poi senti sempre la stessa frase, no? Anzi, sono un po' arenato perché ho voluto cambiare un po' il progetto, mi hanno consigliato questo, il mio consulente che non so chi è, mi ha detto di cambiare strada. No, fatelo. Avete un'idea, volete percorrere la vostra startup, volete lavorare nel mondo della startup, domani scrivete l'idea, entrate in una community di persone che ce ne sono tantissime. Viviamo in un mondo davvero che internet ha permesso alle persone di arrivare a chiunque, di crearci una piccola community. Ti piace il basket? Fai un podcast, prendi un telefono. Vuoi aprire la tua startup nel mondo del basket? Prendi il telefono, registra un tuo commento su una partita. È impossibile che al giorno d'oggi nessuno ti ascolti. Soprattutto all'inizio, che magari trovi anche, fortunatamente lo dico sempre, quelle persone che magari ti danno contro, in modo tale che tu riesca a cambiare anche quelle cose che non vanno. Però a iniziare è tutto lì, perché poi è come una valanga. Una volta che inizi, però iniziare non vuol dire adesso la domenica libera scrivo il progetto, iniziare a dire no, io mi prendo 6 mesi dove lavoro a questo progetto, 6 mesi o un anno. Esatto. È questo l'unico consiglio che mi sento davvero di dare, ce ne potrebbero essere altri, ma poi andrei a cadere in una morale che iniziate ragazzi, davvero, io vedo molte persone che anche dei talenti, poi non avete... C'è sempre la paura del fallimento e dopo che cosa faccio? Ho sprecato tempo? Assolutamente no. Le aziende, le società, ricordatevi sempre, io dico sempre, il 99% delle startup falliscono, ma è l'oro che c'è lì, perché poi sono quelli manager che vanno a lavorare nell'1% e lo sto vedendo tanto, quindi non vi preoccupate, è un'esperienza bellissima, si è vissuta ovviamente con anche testa, cioè non chiudetevi nella vostra cameretta, forse adesso do un consiglio un po' di controtendenza, lavorare tutto il giorno sul progetto, sulla tua startup, non vuol dire che devi stare al computer, fare milioni di business plan, piani finanziari o piani marketing, insomma, adesso parlo sempre dello stampo economico perché lo sento io. Vuol dire lavorare tutto il giorno sul progetto, vuol dire andare a eventi, conoscere persone, coltivare le competenze, coltivare i rapporti che si vanno a creare. Vivremo in un mondo futuro dove i rapporti faranno davvero la differenza, cioè il tuo portfolio di rapporti, esatto, il tuo network, ed è questo fare startup, è questo lavorare tutto il giorno sul tuo progetto, stare al telefono, fatelo con la testa, uscite, parlate spesso, se non avete paura che vi rubano l'idea eccetera, la gente ha già tanti problemi per conto suo, parlate tantissimo con le persone, prendete dei feedback da chiunque, quindi davvero iniziate con la testa, sapendo che è un percorso sicuramente difficile, ma bello. Io mi sento dire una cosa, fare startup, come ho detto prima, deve essere qualcosa di bello, qualcosa che dici non sto lavorando, è una affermazione forte quella che sto dicendo, però a me non mi pesa oggi domenica fare una chiacchierata con te o ieri fare una due diligence a una startup che era sabato. Se questo diventa un lavoro e dici no, non ci sto più dietro, dei momenti di sconforto li abbiamo avuti tutti. Certo. Però lasciate, sì. Perché se bisogna fare impresa, deve essere qualcosa che davvero ti piace. E se dopo diventa un lavoro, allora no, perché lo inizierai a odiare qualcosa che hai voluto creare, è veramente brutto. Ve lo dice uno che con Bolt, con la strada che ho provato a lanciare, ci sono passato, non sentivo più l'idea mia e passa da quel senso un po' di angoscia di aver buttato, di stare buttando, che alla fine non lo è stato, lo ringrazierò sempre e lo torno a dire. Però dal momento che non ci credete più, per milioni di idee, magari avete capito che non è il vostro mondo, non c'è nulla di male, vi si è aperta un'altra opportunità come è stato per il mio caso, lasciate, non succede niente, non è un fallimento, anzi è un percorso. Certo, tutta esperienza. Guarda Andrea, ti ringrazio tantissimo per le tue parole, per questi ottimi spunti di riflessione che ci hai offerto
per il tempo che ci hai dedicato e davvero complimenti anche per la tua realtà, perché grazie. Riesci veramente a creare qualcosa di grande e sei appunto un esempio per tutti noi e per tutti i giovani che ti stanno ascoltando. E veramente è stato un grande piacere e speriamo di vederci appunto quando la situazione lo permetterà. Ecco, grazie davvero. Sicuramente, sicuramente. Grazie a voi per l'invito. Andate a seguire My Best Invest sui social, fammi fare l'ultima marchetta. Certo. No, abbiamo anche un reparto blog che è molto interessante, spero anch'io di vedere tutte voi al più presto e magari anche in un'altra sede, magari faremo anche un'altra intervista. Se volete, io ci sono sempre. Esatto, grazie mille ancora Andrea. Grazie a voi, ciao. Buona giornata. Ciao. Anche a te, ciao, buona giornata.